Noi siamo aria, acqua e suolo. E se li avveleniamo è normale che poi ci avveleniamo, però quando ci sono gli interessi privati e sono interessi milionari, questa gente non guarda in faccia a nessuno. È una chiara e lucida analisi quella di Don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, da sempre in prima linea sul fronte della battaglia della Terra dei Fuochi. Per la prima volta a Reggio Calabria, in un incontro organizzato da Patto Civico, Don Maurizio parla della sua terra, di quelle campagne avvelenate, di quel fumo tossico che uccide più che nel resto d'Italia. Un ambiente violato diventato una fabbrica di morte. Le resistenze sono tante, c'è la camorra che non ha interesse a questo, ma ci sono anche purtroppo i colletti bianchi che si sono insozzati, c'è stata una politica che non ha fatto il suo dovere. Alla base, secondo Don Patriciello, c'è un sistema malato tra l'industria disonesta e il territorio e crimini rimasti impuniti fino al 2015, quando finalmente la legge 68 ha introdotto il reato ambientale. Nel frattempo però sono cresciute le storie di tumori per quell'aria nauseabonda che entra nei polmoni. Quando Schiavone si pente, siamo nel 1997, quando Nunzio Perrella ha cominciato a parlare e a rivelare certi intrallazzi, siamo nel 1992, quando Roberto Mancini fa la sua informativa, siamo nel 1996, ma tutti questi documenti vengono poi segretati, chiusi in un cassetto, e per quale motivo? Questa è la domanda che la povera gente si fa e a questa domanda la risposta non c'è. Dominella Trunfio per la CNews 24.